Adesso tu, uomo ossuto, alto e bellissimo, entra dentro di me. Fammi sussultare. Sono screpolata. Sali verso le mie ginocchia. La gravità mi schiaccia. La pelle rivela una luce che prima non c'era. Il mio seno si copre di chiazze. Sono un fakiro. Adotta una donna qualunque. Un collo, un braccio. Forse cucina bene, forse canta. Tutte le sue opere, a partire dagli anni 50 fino a quelle che stava continuando a realizzare fino a pochi giorni prima della sua scomparsa. Quindi ci è sembrato opportuno continuare il suo lavoro e portare qui al Torrione di Bitonto alcune delle sue opere, soprattutto quelle legate al ritratto e ai disegni a penna o con altri materiali divisi, visi soprattutto di uomini, donne, bambini e realizzati su qualunque supporto. Quindi potrete vedere bigliettini piccolissimi, margini di foglio oppure quadri e autoritratti. Questa mostra ha come contorno un sacco di eventi di contorno, appunto. Vuoi descriverci quali Sì. sono stati? Il motivo per cui ci sono questi eventi è proprio quello che papà non era solo un architetto, non era solo un pittore, ma diciamo queste sue anime si sono intrecciate e quindi ho voluto che ci fossero degli eventi che abbiamo chiamato gli eventi di arte per la società, eventi di vitalità urbana, come per esempio una passeggiata per cui abbiamo attraversato il centro storico di Bitonto con il poeta Franco Arminio, che ho chiamato anche perché conosceva papà, si sono sentiti diverse volte per telefono, si sono conosciuti e quindi è un evento che ruota intorno alla mostra, ma è legato strettamente alla figura di papà. Così come il murales che verrà realizzato nell'area 167 della Piazza Unità d'Italia da un artista che si chiama Andreco, di questi street artist molto famoso. Il motivo per cui lo realizziamo è perché papà si stava interessando a questa tipologia di arte, quindi era molto curioso ed è una di quelle cose che a lui sarebbero piaciute. Silvana, vuoi raccontarci il ricordo più bello che hai di tuo padre? Ricordo più bello. In realtà la cosa che adesso mi viene in mente è 2 giorni prima che lui scomparisse, io sono andata a trovarlo e ci siamo dati un bacetto sulla guancia e lui spesso, oltre al bacetto, mi dava un buffetto e non pensavo che quello sarebbe stato l'ultimo ed è stato un momento comunque di leggerezza perché lui era dentro il progetto di fare tante cose che lo avrebbero riguardato quest'anno, per cui non pensavamo assolutamente a quello che sarebbe successo.
Ultimamente gli piaceva moltissimo anche usare i pastelli ad olio, quindi si vedranno dei pastelli ad olio e forse, ma forse quelli più interessanti sono anche quelli un po' ironici. C'è un disegno fatto con un pennarello che si chiama Bevo per dimenticare, con uno che stava sul tavolo appoggiato e con un bicchiere vicino, e molti dei titoli sono ironici. Mi piace anche ricordare questa vena divertente di papà. Ha fatto una passeggiata per il centro storico di Bitonto. Ma cos'è che l'ha colpita particolarmente? Innanzitutto c'era già stato qui o era la prima volta? Ero stato molti anni fa, quindi avevo un ricordo abbastanza vago. Devo dire che prima ancora del centro storico mi ha proprio colpito l'ingresso dentro Bitonto, c'era una villa con ragazzi, così un po' di gente, magari era anche l'orario, prima domenica, prima di pranzo, ma c'era un bel fervore, quindi i posti sono come le persone, a volte già la prima impressione è stata molto felice. Poi siamo andati nel centro storico e devo dire che l'impressione è stata molto al di sopra delle aspettative. Cioè, Bitonto è uno di quei posti in Italia che è molto più bello di come uno se lo immagina, cioè, diciamo, ha una fama al di sotto delle sue possibilità. Sì, diciamo che lo scopo principale forse dei suoi eventi, degli eventi che lei organizza, come ad esempio il Festival La Luna ai Calanchi, è quello di unire la cultura al paesaggio, giusto? Certo. Ma quanto, diciamo, è riuscito in questo intento Ma finora? nel caso di Aliano direi di sì, nel senso che il paese è molto noto anche grazie al festival ed è la prova che la cultura proprio può essere un'azione anche economica importante per un piccolo paese. Per esempio per Bitonto, secondo me, riuscisse a fare una qualche manifestazione culturale di richiamo nazionale. Sicuramente il paese ne gioverebbe perché cioè, una cattedrale, i palazzi, sono delle cose veramente meravigliose. Ovviamente in una regione molto bella, Bitonto passa come cioè un luogo bello, ma ce ne sono tanti. Aggiungendoci un evento culturale bello, ecco che questo paese, questa città, diciamo, prende un'altra aura, insomma. Qual è la cosa che non preferisce della Puglia? Io appunto sono un cultore della Puglia, sono innamorato della Puglia, vengo volentieri in Puglia. Se proprio dovessi trovare un difetto che è della Puglia, ma è di tutte le regioni meridionali, eccezione fatta per la Sardegna, è che il tasso di lettura è ancora proprio basso, molto basso. E quindi la Puglia deve lavorare, le regioni, i comuni devono lavorare molto per, diciamo, elevare appunto il tasso di lettura dei propri cittadini. Non è facile, però insomma, ecco, io darei un consiglio ai politici di lavorare in questa direzione, alle comunità, di organizzare, di fare delle cose partendo dai ragazzi piccoli, ovviamente, per aumentare. Perché io immagino che se in Puglia si facesse di più, beh, insomma, sta venendo un posto meraviglioso. Qual è la città pugliese dove vorrebbe vivere? Bella domanda. Ma intanto io mi piacerebbe vivere in Puglia. Ho dei posti che così, mi piacerebbe vivere in Puglia, in vari posti. Certamente la terra di Bari ha una concentrazione di città belle in pochi chilometri impressionante, perché penso sia uno dei po pochi posti al mondo dove ci sono 7, 8, 10 città medio, piccole o grandi, anche grandi, di grande valore. Trani a Polignano, per intenderci, un mare di bellezza. Poi mi piacciono anche alcuni piccoli paesi del Salento, ma mi piace moltissimo Taranto. Io trovo che Taranto, nonostante lo sfregio dell'Ilva, Taranto sia una città potente, no?
bellezza potente, quasi commovente. Quindi, ma la stessa Bari antica, insomma, cioè veramente. E poi ovviamente amo molto le Murge, amo molto la terra, amo anche dove la Puglia non è urbanizzata, cioè dove la Puglia rurale. Insieme. Io ringrazio innanzitutto per avermi invitato, ringrazio Silvana e tutti gli altri per aver dedicato questo mese alla figura di Umberto Chiuz, che io non ho personalmente conosciuto, però diciamo, ricordo perché è stata la prima votazione che ho fatto al comune, quindi ho votato Chiuz quando avevo 19 anni, quindi lo ricordo quantomeno perché l'ho votato. Un mese dedicato a Chiuz, pittore. E poeta, la poesia che in questa città, devo dire, sta trovando molto spazio, siamo contenti. Forse non sa il nostro ospite che da 4 anni facciamo un festival dedicato alla poesia e si riempie il Borgo Antico di gente di tutte, diciamo, di tutte le provenienze, perché uno degli aspetti che abbiamo voluto, insomma, offrire nella programmazione culturale è quello di sdoganare quel concetto di cultura come un bene di nicchia per alcuni, per coloro che possiedono le chiavi interpretative. Ecco, noi abbiamo provato, allargando quanto più possibile l'offerta, di contaminare anche il pubblico e quindi trovare sia l'esperto che magari capisce la nota jazz o capisce il verso, però anche, diciamo, la persona che prima distrattamente, poi magari si siede perché viene colpito dalla bellezza del verso o della nota, insomma, ritorna a casa edificato culturalmente. Ecco, quindi la poesia è uno dei linguaggi che più ha funzionato e ci ha sorpreso perché in questo festival, una strada via Medeo, con le sue corti, infatti il festival si chiama Le Corti dei Miracoli, si riempie di poeti, ma soprattutto si riempie di ascoltatori che o seduti o in piedi si mettono ad ascoltare versi. E devo dire che in un'epoca in cui, lo diciamo sempre a teatro, è difficile uscire di casa, abbandonare il telecomando e la smart TV che ti permette di girare in tutto il mondo, in qualsiasi, diciamo, programma di intrattenimento, andare ad ascoltare la poesia è ancora di più un atto di coraggio.